grazie a Studio per questa opportunità di confronto su, su questo tema molto importante, anche se chiaramente quello che è successo nelle conferenze climatiche precedenti sta a testimoniare il fallimento di politiche climatiche basate su su categorie politiche ottocentesche, quali quelle della geopolitica, quelle che sono emerse dalla pace di Westfalia. Noi abbiamo assistito al fallimento prima di tutto del protocollo di Kyoto e poi adesso dei tentativi di estendere il protocollo di Kyoto verso nuovi obiettivi. Non stiamo qui a entrare nel merito del protocollo di Kyoto e degli obiettivi che esso poneva, dobbiamo sottolineare un fatto, che il fallimento delle conferenze climatiche dell'ONU, che Patrick Bond ha perfettamente illustrato, è il fallimento della geopolitica ottocentesca. Cioè, noi viviamo in un mondo che sta rapidamente evolvendosi verso una terza rivoluzione industriale, ma abbiamo istituzioni politiche e una governance internazionale che si è formata nel secolo scorso. E quindi noi dobbiamo cominciare a immaginare innanzitutto nuove categorie politiche. Rifkin parla di una transizione dalla geopolitica alla politica della biosfera, e secondo me dobbiamo cominciare a ricontestualizzare anche le conferenze climatiche all'interno di questa transizione. E questo significa, per quanto riguarda le conferenze climatiche, innanzitutto superare la visione chimica di Kyoto. Kyoto era un protocollo chimico, cioè diceva quanti sono le parti per milione di vari agenti chimici nell'atmosfera che devono essere immessi, possono essere o non possono essere immessi. Da questo è venuto fuori il commercio del carbonio ed altre amenità che in realtà poi per l'ambiente e per il clima non hanno fatto nulla. E il protocollo di Kyoto è fondamentalmente fallito, fondamentalmente. E lo scenario che sta andando avanti nel mondo è lo scenario business as usual. Ma i climatologi, Marica, quanto ho di tempo? 10 minuti. Allora, non mi dilungherò su quello che ha detto James Hansen, ma dirò soltanto che il principale climatologo del mondo, che è il presidente del Goddard Space Institute della NASA, ha chiaramente sconfessato anche tutto l'IPCC, anche perfino le politiche climatiche dell'Unione Europea, che sono ancora più avanzate di quella della IPCC, dicendo che si sono sbagliati e che con il livello di 350 ppm parti per milione, e noi a fine secolo arriveremo a un aumento di oltre 6 gradi centigradi e alla scomparsa della civiltà umana così come la conosciamo. Ecco, cominciamo a inquadrare il problema in questo senso. Non si tratta, come diceva lo slogan di Copenaghen, di salvare il pianeta, perché il pianeta si salva da solo tranquillamente senza gli esseri umani. Noi siamo un epifenomeno su questo pianeta. Noi dobbiamo salvare le capacità di sussistenza dell'essere umano sul pianeta. E quindi in questo senso dobbiamo incominciare a guardare, a spingere per una nuova governance mondiale che privilegi gli interessi del pianeta, della biosfera, e non gli interessi geopolitici degli Stati Uniti, della Cina, del Sudafrica, dell'Unione Europea e all'interno dell'Unione Europea di Francia, Germania, UK, carbone, nucleare, chi più ne ha più ne metta. Noi abbiamo, in altre parole, un cambiamento climatico che non è soltanto entropia ambientale, climatica, è entropia, ha prodotto anche una fortissima entropia sociale. E la concentrazione delle fonti energetiche della seconda rivoluzione industriale, carbone, petrolio, gas, uranio, fonti che hanno necessitato mostruosi investimenti finanziari, geopolitici e militari per essere sfruttate in modo appropriato. Non credo che nessuno pensi che le guerre in Medio Oriente, la guerra del Golfo e anche quelle in Libia sono guerre per portare la democrazia, sono guerre per l'energia, per le fonti energetiche. Però questa entropia sociale si manifesta in un modo eclatante soprattutto con un dato che viene spesso menzionato da Jeremy Rifkin nelle sue conferenze. Le 300 persone più ricche del mondo hanno una ricchezza combinata che è uguale al reddito delle persone che abitano
dei 3 miliardi di persone più povere del mondo. 300 persone, 3 miliardi di persone. Ecco, questo è il prodotto della seconda rivoluzione industriale, dell'entropia sociale della seconda rivoluzione industriale. Se noi non partiamo da questo, non riusciamo a liberarci da questa grammatica della chimica che ci ha imprigionato nelle conferenze climatiche, per cui cominciava il problema a essere se sono 150 o 200 ppm in più o in meno, se l'anidride carbonica, gli ossidi di azoto, il gas metano, eccetera. Ebbene, queste sono problematiche chimiche, ma in realtà il problema vero è che noi, la metà della popolazione mondiale, non ha un lavoro, oppure ha un lavoro, diciamo, precario, e più della metà della popolazione attiva. La verità è che ogni 4 secondi muore un bambino a causa della malnutrizione o di altre malattie legate non soltanto al cambiamento climatico, ma al modo distorto in cui il mondo si è globalizzato. E quindi qui veniamo all'Unione Europea. Cioè, l'Unione Europea vive una sua schizofrenia, perché è ovvio che da un lato c'è tutta una santificazione della finanza, che sulla quale non mi dilungherò perché i tempi sono veramente ristretti, e dall'altra l'Unione Europea comunque ha elaborato una strategia che è quella del 20-20-20, che noi abbiamo contribuito a far elaborare, a far approvare durante il semestre di presidenza tedesco del 2007, che è la strategia più avanzata di una organizzazione continentale, sicuramente molto più avanzata anche di quelle dell'ONU, delle COP. 20-20-20, lo ricordo molto rapidamente: 20% in più di efficienza energetica, 20% in meno di emissioni di gas climalteranti, 20% in più, 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili al 2020. Quindi, da questo punto di vista, l'Unione Europea diciamo, sta facendo la cosa giusta, mentre sul piano invece della protezione della finanza e degli interessi della grande finanza speculativa non sta facendo la cosa giusta. Un'altra cosa molto importante, mi ricollego a quanto è stato detto dall'oratore precedente, è che per esempio la nuova strategia europea per gli aiuti allo sviluppo, che sono ormai arrivati a oltre 12 miliardi di euro per termine, non permette più cose come la Banca Mondiale che finanzia la centrale a carbone in Sudafrica, perché adesso è passato invece un principio per cui tutti gli aiuti allo sviluppo devono essere sostenibili, per cui un programma europeo di sviluppo in un paese africano del terzo mondo non può più prevedere generatori diesel. Se non so, si tratta di fare un impianto per la desalinizzazione, ci vuole un impianto solare per alimentarlo e